Il fico rappresenta nelle scritture la nazione di Israele. Le foglie che germogliano sono segni che l'albero ha iniziato a fiorire dopo un lungo periodo invernale. Così Gesù ci dice che quando vediamo Israele rinascere, allora sapremo che il regno di Dio è alle porte. È rinato Israele? Quando ricordiamo il passato, guardiamo Israele che era disperso in tutte le nazioni, perseguitato crudelmente, braccato, cacciato e sterminato come indesiderabile. Nonostante ciò, la speranza di Israele era forte nella promessa di Dio di tornare alla sua terra. Ricordiamo le parole che frequentemente dicevano: l'anno prossimo a Gerusalemme. Questa speranza si è adempiuta in uno storico miracolo dei nostri giorni. Israele è il fico che Gesù disse di guardare perché germogliò foglie e nel maggio del 1948 venne ad essere una nazione. Tutto il mondo ha potuto vedere come loro contribuirono a crearla. Solo con il potere militare Israele non poteva resistere contro tutte le guerre, con uno svantaggio di 1-100. Il piccolo esercito di Israele non poteva essere vinto. E così continua fino ad oggi. Perché l'orologio di Dio è arrivato all'ora stabilita perché Israele tornasse alla sua terra. Il fico ha germogliato. Ricordate che questo è un segnale che Gesù dette per far sapere che il suo regno è vicino. Di certo lui disse che quando questo succederà il suo regno sarà vicino. La generazione che era presente a questo avvenimento non morirà fino a che tutto non si sarà adempiuto. Riusciamo a capire l'impatto di tutto questo? Il fico germogliò nel 1948 e la generazione che vide questo non morirà finché il regno si sia stabilito in completo potere e gloria. Che emozione! Che grande gioia sapere che tutto questo significa che siamo molto molto vicini al più grande evento di tutta la storia dell'umanità, la restaurazione del regno di Dio. Luca aggiunge qualcosa al suo scritto per far sì che la nostra fede sia rafforzata. Poi disse loro una parabola: osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere i germogli, vedendoli voi stessi riconoscerete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Notate che lui aggiunge che tutti gli alberi mettono le foglie. Il fico rappresenta Israele. Tutti gli altri alberi rappresentano le altre nazioni. Così Luca ci dice che insieme ad Israele germoglieranno altre foglie venendo all'esistenza. Cosa ci dice la storia? Lo incastra perfettamente con Israele quando questa divenne una nazione. Fino al 1945 il numero di nazioni indipendenti nel mondo si manteneva relativamente costante. Allora esistevano 70 nazioni. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, alla fine del 1945, più di 80 nuove nazioni sono emerse dal colonialismo. Sì, Israele simultaneamente con altre nazioni ha germogliato foglie. Noi siamo quelli che abbiamo visto
tale adempimento. Che grande emozione ci dà il ricordare le parole di Gesù quando disse: guardate il fico e tutti gli alberi quando mettono le foglie, perché voi sapete che il regno di Dio è vicino. Però se questo è vero, perché continuano i problemi? A questo punto c'è un nuovo adempimento delle profezie. Perché come un costruttore deve rimuovere la vecchia struttura prima di costruirne una nuova, così farà Dio. Ascoltate le parole del profeta Daniele. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Inoltre, in Ageo ci viene detto: farò tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà e io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. Le nazioni verranno scosse finché non diverranno desiderosi di imparare il cammino della giustizia. Dio allora dirà: venga la pace. Per questo motivo sono venuto al mondo. Questa è la ragione per la quale Gesù venne, cioè attraverso il suo sacrificio si adempì la promessa fatta ad Abramo. Infatti, mediante di lui, il vero seme, si benediranno tutte le famiglie della terra. Quando Gesù si avvicinava ai suoi ultimi giorni della sua vita qui sulla terra, le sue attività si concentrarono su Gerusalemme. 5 giorni prima della sua crocifissione, Gesù e i suoi discepoli andarono alla città di Betsaida. Lì i suoi discepoli vi trovarono un puledro d'asina per entrare cavalcando in Gerusalemme per adempiere la profezia di Zaccaria, che dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asino. Quando egli cavalcò il puledro ed era vicino al monte degli Ulivi, la moltitudine gridò: Osanna al figlio di Davide, avendo nelle mani rami di alberi delle palme. Quando Gesù entrò nella città, i Vangeli ci narrano che lui pianse. Allora lui andò al Tempio ad espellere coloro che vendevano e compravano. È scritto: avete fatto della casa del Padre mio una spelonca di ladri. Gesù passò la notte a Betania e al suo ritorno la mattina seguente disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Perciò ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta, poiché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.